Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video haul Primark! Allora, non ho la minima idea di quando vedrete questo video, se sarò già... Sì, sarò già in Basilicata quando vedrete questo video, quindi non domandatemi perché mi vedete qua, ma l'ho già registrato, insomma. Cioè, guardate la pucciosità del sacchetto che ho preso stavolta di Primark. Ce l'ha fatto anche la tasca qua, praticamente. È rosa, rifinito di nero. Cioè, è troppo bello. Cioè, guardate. Stupendo. Questo qua l'ho pagato 3 euro. Ora vi mostro le cose che ci sono, proprio prese a caso. Allora, devo dire che ho preso diverse cose con i saldi. C'erano i saldi da Primark. Ogni tanto li fa anche fuori stagione, quindi... Ne ho approfittato. Allora, ho preso questo cuscino molto molto puccioso e carino di Alice. Dietro è tutto azzurro. Allora, questo qua costava 6 euro e l'ho pagato 3. È molto molto grazioso. Adoro. Poi ho preso questo set da 2 fasce così, di reggiseno, insomma. Queste non sono coppe imbottite, ma sono le classiche preformate. Ho preso la misura XL, infatti anche l'altra volta avevo fatto vedere dei reggiseni e la misura XL va benissimo. Questo qua li ho pagati 2 paia 8 euro. Praticamente uno è bianco e l'altro identico è nero. E sempre finisce così. Questi stanno bene appunto da portare senza le cose, non so, scollate, senza spalline. E è bello perché comunque sono a fascia e sono molto molto comode. Poi ho preso questo sacchettino che mi servirà per il viaggio, per metterci insomma le cose che mangeremo durante il viaggio, per non stare a spendere soldi all'autogrill. Ho preso questo, appunto ci portiamo le cose da casa, e questo sacchettino veramente carino, è piccinino, però guardate, ha una bella capienza, infatti per quello che devo andare a mettere va più che bene, quindi perfetto. E questo qua l'ho pagato 1,50 euro, e vedete che carino, perché praticamente ha tutte le cose del mangiare, la pizza, le patatine, popcorn, la ciambella, qui l'uovo, la Coca-Cola, l'hot dog, questi sono tipo i waffle, e, insomma, adoro. Se tipo un gelatino, un cupcake, non riesco a capire. No, un cupcake. E guarda, davanti e dietro è uguale. Poi ho preso 2 canotte corte stavolta, normalissime. Queste sono super comode. Mi trovo sempre benissimo. Sono quelle basic. E ne ho presa una nera, sono quelle normali, e l'ho pagata 1,80 euro. La nera così tranquilla, poi sempre 1,80 euro, sempre stessa canotta, l'ho presa di questo colore qua, color carne beige, molto nude, molto carina, e anche questa appunto 1,80 euro. E niente, per 1,80 euro va benissimo. Poi mi sono presa un paio di leggings blu, perché quelli che avevo blu praticamente si erano scuciti in fondo dove c'è la caviglia, e allora li ho ripresi, tanto per il prezzo che hanno, 3,50 euro, veramente pochissimo. E sono sempre stracomodi i leggings di Primark, appunto. Poi, sempre in saldo, ho preso questa tazza qui di Paperino. Allora, questa qua da 7 euro, pagata 4.
veramente super super top. E ovviamente ho preso anche paperina, non è che potevo lasciare la paperina, assolutamente no. Anche questa da 7, pagata 4 euro, è veramente bellissima, pucciosissima e la adoro. E questo faccio insomma la coppia bellissima, questa è di Davide e questa è mia. Poi ho preso un paio di sandali veramente carinissimi, questi qua con la bronzatura secondo me stanno un amore, poi sotto comunque i vestiti con la bronzatura appunto stanno proprio bene. Questo qua è il numero 41, li ho pagati 16 euro, sono oro, c'erano nere o bianche, io le ho prese oro perché insomma mi piacciono e stanno veramente bene al piede e hanno questo tacco bello grande, e penso sia un tacco 5, non lo so, e niente, sono veramente comode. Dentro come potete vedere hanno questa specie di imbottitura che le rende insomma comode. E mi sono piaciute, particolari, no, stanno veramente bene al piede. Piede messo con lo smalto sulle unghie, ripeto, abbronzatura. Mi sono piaciute veramente tantissimo e non potevo non prenderle. Adoro. Poi, come ultima cosa di questo haul, questo è lo scontrino. Poi ho preso anche altre cose, ma era un pantalone a mia suocera e due paio di scarpe al suocerino. Ho trovato questa, l'ultima, sigillata, la palette di Aladdin. È qualcosa di pazzesco, c'era il tester dei colori pazzeschi. Allora, questa qua l'ho pagata 10 euro, come vedete tutta sigillata, e la vado ad aprire insieme a voi e vi svuoccio qualche colore perché è veramente stupenda. Se andate da Primark e la trovate, prendetela perché veramente ne vale la pena, è bellissima, fatta stra bene. Poi la confezione bellissima, proprio stupenda. E ci sono 12 ombretti, questi qua, è veramente proprio strabella davvero. Si apre così appunto e qua troviamo tutti i nostri ombretti, molto molto belli, sono arabeggianti, dei colori sono stupendi, li trovo veramente fantastici e ora ve ne swatcho qualcuno. Allora, vediamo. Sono i primi tre. No, vabbè, guardate la scrivenza. Adoro. Fate caso che mi ha morso una zanzara. Bellissimi, veramente. Poi vediamo. Vado a sbocciare questo. Oh, che bello, guardate. Bello, veramente. Vediamo questo. Ah, questo blu qua è genio. Hanno tutti i nomi poi, tra l'altro. Ah, questa qua è Jasmine, la principessa. Questo vi faccio, vi swatch il colore di Jasmine. E questo bel viola. Bello, bello veramente. Questo è un rosa con i brillantini. No, è bellissimo. Guardate, è delicatissimo. Aspettate che lo riswatcho per farvi capire. È bellissimo. E questo qua in mezzo è quello tra i miei preferiti. Ve lo swatcho e vediamo un attimino come è la scrivenza. Ah, guardate che bello, che cangianza. No, è bellissimo. Cioè, guardate. Adoro, veramente. Adoro, adoro, adoro. Poi c'è anche questo. Però io uso questo perché la scrivenza è pazzesca. Guardate. No, vabbè. Sono dei colori pazzeschi. Sono super contenta di averla presa.
10 euro per 10 ombretti che alla fine sono stupendi, super scriventi. La confezione, il packaging è qualcosa di super curatissimo e comunque non hanno nulla da invidiare ai Too Faced, ai Urban Decay, perché comunque diciamo che il packaging è proprio molto similare. E veramente sono contenta che con 10 euro mi sono presa questa palette meravigliosa. E adesso che andrò in vacanza, appunto, mi vedrete fare un sacco di trucchi con questa palette, perché veramente, cioè, guardate, pazzesco, pazzesco, la scrivenza, adoro. Sono dei colori molto, molto particolari, mi piacciono tantissimo e nulla. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. E noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, al canale Chiara D'Alessandro ASMR. Un bacione e alla prossima, ciao!